questo qui è il radiatore superiore che esce dietro così con i due tubi, anche se un po' storti, fotte sega. Ho fatto tubi lunghi perché volevo tirare fuori la vaschetta dal davanti. E sono un povero, non ho soldi per comprare tutti gli attacchini per farmi fare le curvine per bene. Quindi, uno va dentro la CPU lì, cioè sarebbe l'uscita questo che va dentro il radiatore qua dietro, mentre quest'altro viene giù, che sarebbe l'entrata della CPU, viene giù, qui che non si vede un cazzo, ora comunque va dentro la pompa, poi dalla pompa c'è l'entrata in pompa che va qui dietro, dove c'ho la vaschetta. Allora, questo è l'aspirazione della pompa, ecco, diciamo, mentre di qua è quello che viene dal radiatore. E qui l'impianto a liquido, mentre per il BIOS. Da 3 il moltiplicatore, 100 il base clock, spread spectrum disabilitato, il profilo delle RAM è su auto. Comunque, vedi, c'è già scritto XMP profilo 1 DDR con le latenze giuste, che se le vado a mettere sono giù 9, 10, 9, 28, il resto è tutto su auto. Direi che dovevano essere settate le RAM. Qui lasciavo su auto, però anche se ci mettevo DDR3 1866 non cambia niente. Poi, voltaggio, il VCore, l'offset mode, non fixed, mi ero sbagliato, più 0,05, se metto anche meno 0,05 non tiene, l'LLC. Livello 4, posso provare a livello 5, ma come era prima sull'i5. No, proviamo al 5. Questo è tutto in auto, questo era il voltaggio delle RAM, è 1,50, però se metto l'XMP profilo 1 e metto 1,51 non sta stabile lo stesso. Questi sono i parametri che ti dicevo in auto, che però hanno i valori giusti. Anche se sono in auto, e niente, qui c'è le configurazioni base. Poi, qui l'hypertrading abilitato, tutti i core, thermal throttling disabilitato, insomma. Scheda grafica è disabilitata, quella interna, cioè del processore, che se non mi sbaglio non c'è nemmeno. Disabilitato l'audio interno perché mi dice continuamente inserito e disinserito il jack, e quindi ho disabilitato tutto. Questi sono gli hard disk. Disabilitato anche Rapid Start. Questo non so che sia. Stop. Non c'è altre cose.
come vedi, da BIOS le temperature sono queste. Ah, dimenticavo. C'ho anche il Lampetron qui che mi gestisce tutte quelle altre ventole, magari per quello che nel BIOS vedevi così. E queste sono a livello del liquido, insomma, fa un rumore d'aria, quindi dovrebbe circolare tutto per bene.